Pietro Piroso, presidente della Proloco di Badolato. Fra qualche giorno si terrà nella tua città la bellissima manifestazione nel segno di Fra Diego Dacarelli. Sì, giorno 28 c'è un convegno nazionale organizzato dalla Proloco Badolato APS insieme con il Comune di Badolato, insieme con i borghi più belli d'Italia, insieme con altre associazioni tra cui la Riviera delle Bocche degli Angeli e l'associazione La Radice. Questo progetto, questo convegno rientra nel progetto Badolato Cuore di Calabria, che è un progetto finanziato dalla Regione Calabria. Il convegno è un convegno di, diciamo, della durata di tutta la giornata di domenica, con dei saluti istituzionali del sindaco, del presidente regionale Umpli Calabria Filippo Capellupo, poi ci saranno il professore Vincenzo Squillaciote, che è dell'associazione culturale La Radice, e Guerino Nesticò, che fa parte del vicepresidente della Proloco e vicepresidente della Riviera dei Borghi degli Angeli. Diciamo che questo è un convegno voluto fortemente da noi, dalle nostre associazioni, in quanto qualche anno addietro questa statua della Madonna degli Angeli e dei musicanti è stata restaurata in un progetto Arte e Fede grazie al Pino Mantella, al restauratore Pino Mantella, nella arcidiocesi di Gerace. Grazie a questo progetto Arte e Fede questa statua è stata restaurata gratuitamente per noi ed è stata riposizionata nella sua cosa naturale nel periodo di Covid, e diciamo che in tutto questo periodo abbiamo cercato di fare questo convegno. Finalmente il 28 di maggio si terrà, ci saranno tanti docenti universitari, quindi tutto qua, ci sarà alla fine la tavola rotonda e anche l'escursione nel borgo. Quindi appuntamento il 28 maggio 2023 a Badolato nel convento francescana di Santa Maria degli Angeli. Grazie Presidente.